Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti per Cherio per la prima volta. Torniamo finalmente 2023 in Val di Fassa. Questo è il secondo video dell'anno dedicato alla valle e dove andiamo questa volta? Al Champédier. Guardate qui che meraviglia. Pronti a salire assieme se giovia? Ma mi raccomando, come dico sempre, registratevi al canale. Allora, partiamo da Pera di Fassa, parcheggio della famosa Seggiovia che ci porta in cima a 2000 metri, al Champédier, il campo di Dio, un posto meraviglioso, ma basta chiacchiere, saliamo assieme? Dai, il biglietto ve lo offro io in questo viaggio virtuale nel mio video. Se avete domande o altro, ragazzi, mi raccomando, chiedete pure nei commenti qua su YouTube, rispondo sempre a tutti. Eccoci già arrivati praticamente in cima alla prima tappa, al primo tronco della Seggiovia. Questa parte forse quella meno scenografica, però bello iniziare a salire nel bosco per chi ama la natura, per chi ama queste valli, per chi ama le Dolomiti. Forza ragazzi, le vacanze sono sicuramente finite nel momento in cui sto pubblicando ad ottobre il video, e rivedere questi posti meravigliosi spero possa portarli, appassionati della montagna, un pezzo di cuore delle Dolomiti. Val di Fassa ragazzi, forza, avanti tutta, saliamo assieme. Se il video ti piace, mi raccomando, condividilo con i tuoi amici su WhatsApp, su Facebook, dove vuoi, e lascia, mi raccomando, un bel like. Per me è importante e, come dico sempre, registrate al canale, dai, che non costa niente. Avanti con il ditino, guardate che panorami meravigliosi mentre saliamo. E più si sale e più diventa bello. Se poi avete la fortuna di trovare una giornata con un bel sole, e il prezzo del biglietto vale la giornata intera, guardate. Chiaramente dovete essere amanti della natura, della montagna, se no si va al mare, che faremo anche i video del mare, sicuramente, per chi vado sia al mare che in montagna. Quindi, ricapitolando, partendo da Pera di Fassa per arrivare con i tre tronchi della Seggiovia che vi sto facendo vedere in questo meraviglioso bosco, fino al Champédier a 2000 metri ci vogliono circa 45 minuti. Sicuramente gradevole, portatevi sempre dietro l'abbigliamento giusto in montagna, perché in montagna può sempre cambiare il tempo, ragazzi, anche se siamo in estate, quindi almeno una giacca e un paio di scarpe adeguate alla vostra passeggiata. Eccoci qui che finalmente arriviamo al Champédier. Champédier, chiamatelo come volete, per i puristi il campo di Dio. Eccoci qui, 2000 metri arrivati finalmente in cima, e qua appena scendete avete questo bellissimo rifugio e questo fantastico panorama che non ha prezzo, ragazzi. Val di Fassa, Dolomiti, guardate che bello anche rifugio, che belle coreografie di fiori hanno preparato all'esterno, sono davvero belle, naturali, ricavate in alcune parti dai tronchi originali del posto, spettacolo, e qui si mangia anche bene. Fatemi sapere nei commenti se siete già venuti e se vi piace il posto, aspetto di saperlo, ragazzi, mi raccomando. Quindi, ora siamo arrivati al Champédier, quindi avete diverse possibilità: o andate al Gardeccia, che ci sono circa 45 minuti di camminata, abbastanza pianeggiante per tutti, anche con bambini col passeggino, o vi potete fermare qua, ci sono tantissime strade dove prendere il sole, veramente posto unico dove vedere panorama, mangiare, fare il picnic, ripeto, prendere il sole, oppure fate un pezzo a piedi, arrivate al Gardeccia e ecco qua qualche foto, potete vedere un posto sicuramente interessante da dove partono altri sentieri per le Dolomiti. Se avete domande o altro, ragazzi, chiedete, come dico sempre. Spero vi sia piaciuto il video, è un primo video dedicato al Gardeccia e al Champédier. Presto ne caricherò uno per il Gardeccia e vedremo di vedere anche quella parte delle Dolomiti per chi ama questi bellissimi posti. Un grazie a tutti e un saluto e un grande abbraccio da Andrea. Ciao e a presto.